direi, tifosi inglesi con tifosi francesi. Assolutamente sì. Hargreaves va a contrastarlo Sagnol, quindi arriva Makelele. Il rimpallo favorisce poi Thuram, da questi a Vieira. Beckham che ha inseguito prima e poi immollato Zidane al suo destino. Ari va a puntare Neville, adesso arriva in sovrapposizione anche Beckham. Lancia Ari dalla parte di Wiltord, niente da fare. Questa è la dimostrazione che non è proprio serata, forse. E un'altra, l'ennesima dimostrazione che la Francia non ama gli esordi, no? Nelle grandi manifestazioni. Nasconde sempre delle insidie, naturalmente un esordio, poi un esordio come questo, insomma, di fronte hai anche una nazionale di quelle importanti. Però ritornando, se il risultato poi rimarrà questo, la chiave della partita sta tutta in quel fallo di Lizarazu su David Beckham. È vero, a volte vedi basta così poco per cambiare il corso di una gara. Si fa vedere Makelele, inesauribile la sua spinta. Vieira ancora, ha corso tantissimo, adesso si accentrano tutti gli attaccanti francesi. Sagnol prova il lungo traversone sul secondo palo, controlla la situazione James, sapendo poi, mentre intanto vediamo Jacques Santini, il 52enne tecnico francese, lascerà la selezione per il Tottenham a fine europei. E ricordiamo che Santini è stato da giocatore un eccellente centrocampista di grande qualità nel Saint-Étienne. Stacca Eschi, Vassel, il muro di Thuram, Lizarazu scivola e adesso sono molto molto vicini Vassel e Eschi, quasi fosse un ordine di Harrison di stare veramente molto molto vicini. Si sono andati su questo pallone, si sono ritrovati molto molto vicini e hanno tenuto anche per un po' di secondi questo pallone vicino all'area di rigore di Barthez. Se Zidane non inventa qualcosa per la Francia, si profila la prima sconfitta di questo europeo. Parte il cross di Zidane, lungo, troppo profondo per Henry, nella morsa King Neville, non trova spazio Thierry Henry. Non ci sono spazi per manovrare, per allargare il pallone. I centrocampisti, in questo caso Zidane, che devono cercare la punta dentro l'area di rigore, che parte da fermo. Chiaramente il difensore ha tutti i vantaggi. A proposito di Santini, in Francia dicono che sia stato Michel Platini a frenare le ire del presidente Simonet, che voleva addirittura, saputo del contratto con il Tottenham, allontanare il commissario tecnico, e il buon Michel ha detto: gli europei devono andare avanti con Santini. Non so se è verità o leggenda, fatto sta che lui sponsorizza adesso Tigana per la Francia, che dovrà andare a affrontare i prossimi campionati del mondo. Henry, Wiltord va a puntare Cole, parte il traversone, Beckham di testa, quanto si è sacrificato Beckham questa sera. Zidane, cross morbido, Wiltord, la palla ancora viva in gioco, Sagnol, Makelele, la caviglia di King. Lampard cerca qualcuno dei suoi compagni là davanti, adesso Thuram e Gallas a difendersi dall'attacco di uno scatenato Vassel. 43 e 50 nel corso della ripresa, regge sempre il gol di Frankie Lampard. Vieira con il suo solito passo, Lizarazu, Zidane, quasi lo implorano i tifosi francesi, inventaci qualcosa, ancora Lizarazu, parte il cross, Neville serra le file, la formazione di Eriksson, Vieira, Zidane, largo, parte il cross, colpisce Cole, Makelele, è andato Eschi, e come tutti gli attaccanti che vanno a difendere, spesso e volentieri il fallo. I risultati, esatto, sono questi. È posizione interessantissima questa per questo calcio di punizione a favore della Francia. Vedremo quale sarà la soluzione adottata dai giocatori di Santini. Zidane
sul pallone. Chiaramente. La preoccupazione che si legge sul volto di David James. Lo chiamano i suoi sostenitori Calamity James. Allez les Bleus, da diversi settori dello stadio della Luz di Lisbona. 3 minuti, il recupero fissato da Marcus Merck. Vieira, Thuram, Zidane sul pallone. A 1-1 si sono allontanati tutti, rimane solo lui sul pallone. Rimane Zinedine Zidane. 4 in barriera per l'Inghilterra. Parte Zidane! L'implorazione dei tifosi francesi. È accolto nel segno il numero di Zidane. Bellissimo, bellissimo anche questo gol su calcio di punizione da parte di Zidane. James fermo, assolutamente fermo, si aspettava forse un'altra traiettoria sopra la barriera, invece col suo destro molto bene sul palo alla destra di James, che non può far altro che guardare il pallone finire dentro la sua porta. 90esima presenza per Zidane, accompagna con lo sguardo Jacques Santini la traiettoria del pallone, gol numero 24 per lui della selezione francese. Zinedine Zidane. Se vogliamo anche meritato questo pareggio da parte della Francia. La partita è stata equilibrata, anche se la Francia forse ha fatto qualcosa di più già anche nel primo tempo. Comunque, se andiamo a rileggere questa partita, tutto nasce da un fallo di Lizarazu e da un fallo di Heskey, di un attaccante che è retrocesso, sì. Su 2 calci da fermo. Intanto attenzione Henry, su James, rigore, calcio di rigore, e vediamo che cartellino è, giallo per James. Guardate come si è capovolta la situazione a Lisbona nel giro di pochi secondi. La bellezza un del errore di Gerrard, ha messo in movimento Harry, è uscito James a valanga, rigore solare anche questo. Sì, sacrosanto, anticipa benissimo James, naturalmente in ritardo. La Francia che, quando sembrava dover affondare nuovamente, ha trovato il guizzo di Zidane e adesso... Incredibile. Eccolo nuovamente al cospetto di David James. Beckham l'ha sbagliato, vediamo lui. Zizou, dalle tribune presidiate dai tifosi francesi. Sembra quasi che stia andando a prendere chissà cosa Zidane, e trasforma così il gol del 2-1. La Francia cade e risorge nel giro di pochi secondi. Questa, come ho detto prima, è la bellezza del calcio. Può succedere qualsiasi cosa in pochissimi secondi. Quello che sta succedendo qua stasera a Lisbona in questa partita. Abbiamo visto i giocatori della Francia abbracciarsi tutti, i difensori ancora adesso rivolgersi al proprio pubblico. Vista da Barthez. Eccolo qui Fabien Barthez. E la compostezza anche di Zidane. E questa è la proverbiale, più che compostezza direi l'ira, chiamiamola così, di Sven-Goran Eriksson. Finisce qui, Francia batte Inghilterra 2-1. Lampard nel primo tempo, rigore sbagliato da Beckham per il 2-0, l'abbraccio fra i due. Nella ripresa Zidane su calcio di punizione al 45esimo, al 48esimo su calcio di rigore. Che partita abbiamo visto negli ultimi 5 minuti. Sì, negli ultimi 5 minuti è stata bellissima, dobbiamo dire, pochissime le occasioni da rete da una parte e dall'altra. Partita combattuta, partita importante, giocata con grande concentrazione da parte di tutte e due le formazioni.